Tu vai a trovare qualcun altro. Ah, ok, no, forse mi bastano. Forse mi bastano. 99, 100. Ottimo lavoro. Tra poco il velivolo sarà pronto. Attenzione, creature. Qualcosa di inatteso e poco piacevole sta accadendo al mio nuovo regno. Maurice, fagli vedere. Le sorgenti fagli si vedere. Sono completamente asciugate. Bella la foto, eh? L'ho scattata io. Sono disponibile per matrimoni e feste di compleanno. Eh beh, certo. Deve aver deviato l'acqua. Ma chi può aver costruito una diga? Forse sarà il caso di... Se avete visto il film, forse lo sapete. Beh, abbiamo un aereo funzionante. Cosa stiamo aspettando? Si vola! Cosa? Dobbiamo attaccare la diga con un aereo? Serio? Oh, tutto rispetto. Ah, ecco chi è stata adesso la vecchia. Che abbiamo sistemato una diga su questo lago, tutte le creature della riserva saranno costrette a cercarsi un'altra sorgente, lasciando a noi questo posto. Spero solo che non ci scoprano. Ma che cazzo di voce c'hai? Beh, e allora? Hai paura di qualche leone, ippopotamo o zebra? Eh beh, certo. Perché sì. No? Silenzio, tutti e due! Brutti coglioni! Quegli animali non riusciranno mai a trovare il nostro campeggio! E invece... Credete di essere in gamba, eh? Bene, adesso vi sistemo io! Signora, spero che la ammazzino! E noi? Per prima cosa, annientiamo il loro QG. Sbattiamo cosa? La catena di scimmie il quartier generale! I turisti vogliono aggiustare le capanne, non devono riuscirci! Non Quindi dobbiamo ammazzarli! I buttiamo giù le cataste! Spacchiamo a merda tutto! E dai, serve grazzo! Gioca con il gattone e si becca l'artiglione! Dai, grazzo! Spacchiamo a merda tutto! Questo è l'ultimo avviso! Attacco di rompente! Aspetta! Rimpiangerete di aver volato sul nostro campeggio. Facciamo un bel purè. Serve l'attacco di rompente. Ho capito, Gloria. Becca l'artiglione. Ehi, adesso sistemate tutto. Non riesco a tirarle Serve giù. L'attacco di rompente. Adesso la Ho capito. C'è. Adesso non c'è più. Oh, deve aver fatto male. Cioè, se le capanne sentissero il dolore. Ci avete tolto la scorta d'acqua, vero? Facciamo un bel purè. Dai, ne manca una. Già, ne mancano due ormai. Non avete l'ossa da sgranocchiare. Bisogna usare un attacco di rompente. Ci avete tolto la scorta d'acqua, vero? Non sono qui per subire tutto questo. Ma non avete di meglio da fare che farti dire dei turisti? Beh, e voi non avete niente di meglio da fare che togliere l'acqua a degli animali? Kowalski, aeroporto! Sembra che attorno all'aereo esplodano stati i signore. Ma dai! Soldato, fai una virata folle e portaci via da qui! I durian! Aiuto! Brutti sacchi di pulci! Brutti sacchi di merda! Trovo quell'orribile vecchietta! Devo impedirle di lanciare tutti quei palloncini esplosivi. Come oh, con i palloni. Chissà perché la cosa. I palloncini la devono pagare. Oddio. Dai, capanne, continua coi calci. Parti, usa i durian per distruggere la sua capanna. Solo i durian sono in grado di danneggiarla. Colpisci il palloncino, bonus. Perfetto, uno in meno, ne mancano fin troppi. Sì, Marty, sì! Continua così! Quei palloncini si pentiranno di essere venuti qui! Ammazza la signora! Grande, continua con i calci! Perfetto! Oh, ma il combattimento finale contro la vecchia! Grande, continua! Merda! Che culo! Il combattimento finale con la vecchia non me l'aspettavo di certo. Ora i durian. Colpita? No, non l'abbiamo colpita mai perché c'era il palloncino di mezzo. Bombe neutralizzate.
Signora palla! Sì, Marty, sì! Continua così! Quei palloncini si pentiranno di essere venuti qui! Ma dai, ma così è un durian sprecato, ma che palle! I palloncini la devono pagare! I palloncini devono crepare! Quei maledetti! Così, non ti fermare! Quei palloncini si pentiranno di essere venuti qui! I palloncini la lo so! Pagare. Così, non ti fermare! Sì, aiuto! Continua così! Non so come siamo sopra. L'abbiamo colpita, no? Per forza! Così, non ti fermare! Sì, colpisci la vecchia, sì, Marty! Continua così! Dai, ancora un colpo! Colpisci il palloncino, bonus! Quei palloncini si pentiranno di essere venuti qui! Colpisci la vecchia! Yes! Distrutta la vecchia, okay, allora ti spezzo io. Chissà come stanno gli altri lassù. Tutto a posto, Skipper. La vecchia è stata distrutta. Questa è la notizia migliore della giornata, soldato. Sa come vanno le cose, Kowalski? Vedo dell'acqua, un ponte, alcune persone e... Oh, ecco la diga, signore. Quello è il bersaglio, uomini. Bombardiamola. Una ricognizione. Io posso darvi una mano. Adoro l'acqua e l'acqua adora me. Whee! Questo è un lavoro per noi, gente. Dobbiamo sfasciare quella diga. Ma i turisti non ce lo lasceranno fare in modo indolore. Dovrai usare l'attacco dirompente per distruggere la diga. E solo quando è vulnerabile. E quando è che è vulnerabile? Arrivo, arrivo. Che colpo! Ma com'è che le capanne si sono già ricresciute? Colpite la diga adesso! Arriva, arriva, arriva! Tutta la roba che trasportano finirà per richiudere la diga se non li mettiamo in fuga. Impediamoli di caricare altro materiale sulla catapulta. E la madonna, una catapulta di sparalegno. Cazzo vuol dire? Stanno usando quella catapulta per riparare la diga, fermiamoli. Presto, abbattiamo questa diga. Arrivo, arrivo. Colpiamo la diga! Arriva! Perfetto! Bastardo! La diga è vulnerabile! Vi distruggo tutti, io! Finché vi distruggo la balestra! Non potete fare nulla, La vecchietta sta caricando qualcosa! Questa situazione non mi piace! Ma perché se sta vecchia? Facendo, Nana? Nana? Si chiama così la vecchia. Stanno usando quella catapulta per riparare la diga. Porca troia! Evita l'attacco inclinato di a sinistra e a destra. Signora, ma lei è folle. Lei è una pazza malata. Manovre evasive. Ora possiamo colpire la diga. Attenzione! La diga è vulnerabile, adesso! Arrivo! Ma come mi ha colpito la vecchia? Buttati di lato, ragazzo! Grande! Che culo! All'ultimo di vita! Addio, signora! Spero di non rivederla mai più! Che siano ben fissati alla zattera! No, non lo erano. Esaminiamo la situazione. Abbiamo costruito un aereo, distrutto una diga, ridato l'acqua alle sorgenti e spedito la vecchietta giù per il fiume. Non male. Ehi, non devi scordare che ho anche ritrovato mio padre. E che io ho capito di avere al mio fianco da sempre l'uomo perfetto. E Marty cosa ha capito?
Non so se sono perfetto, ma almeno la mia sinusite è migliorata. Sorridi, Melman, hai conquistato la ragazza. Marty è l'unico che non ha capito un cazzo in questo film. Quando nel film, cioè nel gioco almeno, nel film capisce di essere unico nel suo genere invece. E beh, abbiamo completato il gioco. Questo era il boss finale. Una vecchia spara durian e dei tronchi di legno. Cazzo, i giochi di oggi dovrebbero apprendere molto da questo capolavoro, eh? Santo cielo. Perché queste cose non mi lasciano in pace? Cioè, questi sono i riconoscimenti? Serio? Ma, allora, sta zona, c'è da dire che la zona della fonte, qua, com'è che si chiamava, è l'hub centrale di tutto il gioco. Motomoto. È l'hub centrale di tutto il gioco. Sono certo che sei innamorata di me. È l'hub centrale. Si sono concentrati tutto su questo. È come se nel primo gioco si concentrasse tutto su New York e parti da lì. Fine. Questo gioco è concentrato tutto quanto su questa zona e solo su questa. Cioè, sostanzialmente, ti fai i primi 4-5 livelli in cui arrivi qua in Africa, bravissima, per poi giocare solo qui. Fine, 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 fine. Io, ragazzi, devo dirlo, Marty, pervenuto pochissimo in questo gioco, è stato usato quanto? 2 missioni di corsa e 2 missioni di sparo. Il grosso del gioco l'ha fatto Alex, perché sì, l'ha fatto Alex. Gloria ha avuto i suoi 2 livelli dedicati. Melman, servito realmente poco. I pinguini hanno avuto un paio di livelli carini, devo dire. È servito veramente a poco Melman, sia nel open world, diciamo, nella parte aperta, sia effettivamente nei minigiochi. Guarda qua, Mortino è un gremlin orribile, uno schifo assoluto. Guarda qua la telecamera. Bella giocata, la telecamera davvero, che anche nei crediti passa in mezzo alle rocce. Non hanno avuto voglia di farlo questo titolo. Il primo è una... rispetto a questo è fantastico. Questo qua a livello grafico, a livello di texture, a livello di minigiochi e gioco in sé, è stato brutto su tutti i punti di vista. Se l'altro su 5 stelle gli dai 4 e mezzo, questo gli do un 2 e mezzo a dir tanto. Ma proprio a dir tanto, 2 e mezzo. Perché do 2, perché comunque sì, giocabile fino a un certo punto, ma no, veramente. Quindi, signori, io vi ringrazio tutti per aver seguito anche questa serie e io vi giuro, non so come avete fatto a reggerlo fino alla fine, non ho retto io fino alla fine. Vi ringrazio come al solito, noi ci vediamo alla prossima puntata con il terzo e ultimo gioco di Madagascar. Signori, grazie a tutti e alla prossima. Ciao! Con un bacio.